Buongiorno a tutte amiche creative. Giro questo video per mostrarvi la creazione che ho realizzato per il contest di Coele Gioielli. Allora, questo contest aveva come tema estate 2020 e io ho realizzato un collarino. Questo perché una clausola era quella di realizzare soltanto una creazione, o degli orecchini, o un bracciale, o una collana, una cosa soltanto. Questo perché Coele Gioielli non vuole penalizzare le creative che magari sono creative che magari è la prima volta che si approcciano nel mondo delle berline e quindi magari non voleva penalizzarle rispetto a quelle che magari sono anni che perlinano e quindi hanno più, come posso dire, più chance. E quindi ha indetto questo contest e dovevamo realizzare un bigliettino scritto Coele Contest Estate 2020. Allora io mi sono ispirata a una foto di un campo di papaveri, perché sono, diciamo, della Puglia, sono pugliese, sono proprio alla punta del tacco e quindi qui i campi pieni di questi papaveri rossi sono all'ordine del giorno e io li adoro, è bellissimo vedere tutti questi campi, tutti fioriti. Purtroppo io lavorando stagionalmente non riesco a godermeli del tutto perché lavoro in un ristorante di 400 persone e quindi l'estate io non riesco neanche a fare un unico bagno perché inizio alle 8 del mattino e stacco a mezzanotte l'una, quindi ho solo quel poco tempo per dormire, giusto mezz'ora o un'oretta se sono fortunata il pomeriggio. E quindi non godo di questo bellissimo sole, di questi bellissimi campi e neanche del mare, che sinceramente ce l'ho a un minuto di macchina. Comunque, e niente, passo a mostrarvi la mia creazione. Parto per mostrarvi il bigliettino. Ho realizzato questo bigliettino stile kawaii, con questo sole sorridente, le bevande. E questo sole, questo fiorellino arriva al mare con l'ombrellone, con la speranza che quest'estate 2020 arrivi nel miglior modo possibile. Anche perché, essendo una lavoratrice stagionale, se non lavoro quest'estate, non so cosa dovrei fare, perché qui in Puglia, qua giù, si sa che non c'è molto lavoro. E niente, questo è il bigliettino che ho realizzato per il contest di Coele Gioielli. E ora passo a mostrarvi il collarino. Ho utilizzato il modulo 1D, spero di non essermi sbagliata, perché ne avevo scelti due, alla fine ho scelto il 1D. Sono tutti rivoli da 14, tutti gialli, con questi bellissimi bicono AB, azzurro blu. Guardate, ho praticamente realizzato i moduli in AD, mentre per questi sempre la prima infilata del modulo in AD con tutti i bicono e poi mi sono semplicemente fermata e ho realizzato questi cappietti per agganciare il charm, la catena per il collarino e ho fatto in modo che uscisse, diciamo, a punta. Queste gocce le ho comprate da Cadoro, no, da Tintin, le ho acquistate da Tintin su eBay, sono bellissime, sono verdognole, guardate che belle, questa si vede molto di più, sono su un verdognolo. Ho realizzato questa colorazione perché nell'immagine del campo di papaveri, praticamente c'è il campo, molto, molto, molto bello, e abbiamo il sole che si vede sullo sfondo e quindi ho utilizzato tutti questi rivoli gialli apposta per indicare il sole, questo azzurro dei bicono per indicare il cielo con le varie sfumature del blu azzurro, anche le rocaille come potete vedere le ho utilizzate blu, si può vedere sul retro, eccole, questo bellissimo blu. Poi ho utilizzato le Ginkgo e le Super Duo Bordeaux per i papaveri.
per indicare i papaveri, e anche questa forma che si forma a forma di fiorellino, ho scelto apposta questo modulo per indicare il campo di papaveri. E niente, questo è il mio colorino che ha partecipato al contest di Coele Gioielli. Spero che vi piaccia, che magari vi ho dato qualche idea per qualche collarino che potreste anche realizzare voi. E niente, faccio un'inquadratura dall'alto se riesco, così vedete magari meglio. E questo è il mio collarino per il contest di Coele Gioielli. Con questo è tutto, vi saluto, vi mando un bacione e alla prossima ragazze, arrivederci.